E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video e anche questo mese è tempo di Funbox, più precisamente quello di luglio che è a tema forza. Allora, prima di andare ad aprirlo vi spiego un attimo di cosa si tratta per chi non lo conoscesse. È il classico box nerd, appunto, pieno di figate, di gadget nerd che esce ogni mese con un tema, solo che questa volta è tutto italiano. A differenza di tutti quelli americani, per esempio, non è un servizio in abbonamento. Voi comprate solo questo Funbox, quello del mese in cui volete comprarlo, e basta, senza fare nessun abbonamento. Comunque, per quanto riguarda tutte le altre informazioni, le trovate tutte qui sotto in descrizione, c'è la loro pagina Facebook e il loro sito. Detto questo, io non sto più nella pelle, quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a rompere il fantastico sigillo con Gandalf che dice tu non puoi passare, con il fedelissimo Minato, e vediamo un po' cosa ci riserva questa volta il Funbox. Oh, e allora... Oh, già vedo una figata assurda. Vabbè, ve la faccio vedere subito, ragazzi. È proprio qui come prima cosa. Questo fighissimo peluche di Piccolo, naturalmente stiamo parlando di Junior, conosciuto anche così in Italia, da Dragon Ball Z. Figata, è bello grande anche, quindi è un'altra cosa che si aggiunge all'arredamento della mia camera. E allora, oltre questo, vedo già la maglietta che comunque vedremo per ultima. Vedo un'altra cosa interessantissima, ovvero il fumetto incluso, che è il numero 1 di Dragon Ball, il numero 1 di Dragon Ball in assoluto, appunto con il nostro Goku bambino. E devo dire che questa è una chicca veramente gradita, almeno per quanto mi riguarda, perché io non ho il numero 1 di Dragon Ball, ce l'avevo, poi vendetti tutta la collezione come uno stupido, però è una bellissima cosa riaverlo. Questa qui, se non sbaglio, è l'Evergreen Edition. Figata anche questa. Poi abbiamo un pacchettino qui di Dragon Ball, il gioco di carte di Dragon Ball. Apriamo subito, vediamo un po' di che si tratta, non lo conoscevo. Conoscevo solo le Lamin Card, queste non credo siano le Lamin Card, no. Non sono le Lamin Card, sono delle figate invece. Guardate qui, ho trovato di nuovo Piccolo Junior. Questa qui credo sia la carta rara, dato che è sbrilluccicosa. Poi abbiamo un Majin Buu. Abbiamo un'altra, questa è la mossa di Piccolo, il Macanco Sappo. Poi abbiamo Zarbon. Abbiamo anche Bulma. E poi abbiamo Yamu. Questo qui è il colpo del vento delle zanne di lupo di Yamcha, di Yanko. E poi un'altra carta, minaccia della famiglia demoniaca. Anche il retro di queste carte è una figata. Non avevo sinceramente mai sentito parlare di questo gioco di carte di Dragon Ball. Ne conoscevo uno molto molto vecchio di quando ero piccolo io, ma non era questo. Comunque mi informerò perché sembra abbastanza interessante. Ma ragazzi, aspettate un attimo perché non finisce assolutamente qui. Abbiamo questo, oh, è una splendida cornice a tema Star Wars, appunto, cornice classica per le foto cartacee, non cornice elettronica. Veramente figa perché è fatta anche in latta, se non sbaglio, qui ci sono un po' di personaggi, figata anche questa. E per finire ragazzi, anzi non per finire perché manca ancora la maglietta e non vedo l'ora di vederla perché mi sembra di vedere cose interessanti sul design. Qui abbiamo quelli che sono dei caschi in miniatura da collezione, appunto, di Star Wars. E in questo caso ci sono lo Stormtrooper del primo ordine e Capitan Phasma. Veramente veramente fighi. Ho aperto la confezione, volevo controllare se fossero in plastica o in metallo. Sono in plastica, comunque veramente veramente carini. Ora arriva il momento della maglietta. Bene ragazzi, probabilmente la maglietta più figa uscita fino adesso nei Funbox, almeno quelli ricevuti da me. Guardate qua che figata. The First Order Ruled Galaxy, il primo ordine governa la galassia, con faccione di Kylo Ren. Tra l'altro questo azzurro, questo blu chiaro mi piace davvero tantissimo come colore. Devo dire che anche questa volta sono pienamente soddisfatto da questo Funbox, in particolare della maglietta. Comunque ragazzi, ripeto, trovate tutte le informazioni necessarie per ordinare il Funbox se dovesse interessarvi qui sotto in descrizione. Per oggi è davvero tutto, ciao da Ara e collezionate sempre!